derby lombardo che si ripropone dopo diversi anni di assenza, anche se la Treviglio odierna non è la Blue Basket ormai scomparsa. Sfida che ha avuto un precedente in prestagione con due squadre per ora molto diverse e cresciute. La partenza di marca trevigliese che va subito in vantaggio con Vecchiola, Bega e Marcius sul 10-2. Legnano in netta difficoltà si desta con la tripla di Sodero e il canestro in contropiede di Oboe, anche se la sensazione è che Treviglio sia in pieno controllo. I liberi di Cagliani danno il primo più 10 a Treviglio, subito ridimensionato da Sodero e dalla tripla di Agostini che dà la spinta ai Knights per il finale del quarto, dove Legnano si riavvicina sul 21-16 del decimo. L'inizio del secondo periodo si apre con i liberi di Gallizzi, la tripla del pareggio di Raivio del 21 pari e poi con il canestro del primo vantaggio legnanese di Quarisa del 21-23. Le percentuali sono vicine alle minime del Polo Nord e il punteggio non progredisce velocemente, tanto che bisogna aspettare oltre la metà del quarto per vedere a Bega aprire un parziale positivo per Treviglio, ricucito da Sodero e Scali per il 34-33 del 19esimo, prima del 39-34 di metà gara. Dopo l'intervallo Legnano non riesce a contenere Marcius, Abega e Sergio, che allungano l'elastico per la TAV sul più 12 del 51-39, che i Knights riducono con Owe sotto la doppia cifra di svantaggio, prima che una nuova ventata bergamasca con Zanetti e Abega porti Treviglio sul più 13 del 58-45. La gara sembra chiusa, ma nei due minuti finali del terzo periodo la Sai Scientifica fa uno 0-8 con Owe, Raivio e Scali, che fissa il punteggio sul 58-53 del trentesimo, lasciando aperta la partita. Il trend positivo dei Knights continua anche all'inizio dell'ultima frazione, dove Agostini, Raivio e Oboe chiudono la rimonta e portano i Knights di nuovo in pareggio sul 58-58. Da qui partono una serie di possessi decisivi che portano Treviglio due volte in vantaggio, ma Legnano è capace di reagire e segnare con Quarisa il 63-65 a 5 minuti dalla fine della gara. Treviglio segna alcuni canestri allo scadere dei 24, ma Legnano non molla con l'azione della partita che è quella di Reati, assente ingiustificato per 39 minuti, ma capace di infilare il 75-70 che chiude la gara prima del 77-72 finale. Una sconfitta per i Knights che lascia amaro in bocca soprattutto per il modesto 26% da 3 punti e per le 14 palle perse totali, ma di cui almeno 8 che si potevano evitare. Knights che avevano bisogno di conferme sul loro gioco e queste sono arrivate con una partita già persa ma recuperata e giocata fino in fondo contro una delle due pretendenti alla promozione finale. Altro turno infrasettimanale mercoledì al Palaborsani contro Desio alle 20.30.